Buonasera signore e signori, sono S88, parte numero 45 della guida Pokémon Perla. Ci troviamo alla Lega Pokémon e adesso affronteremo quello che sarà, scusate, una battaglia davvero infuocata. Infatti affronteremo Vulcano, che sarà, diciamo, il terzo Super 4, avevamo già trovato a Canaipoli, e appunto affronteremo questo strano tizio da capelli rossi, che avrà tutto il team di Pokémon di tipo fuoco, o almeno quello che uno dovrebbe avere. Infatti, come Pokémon di tipo fuoco avrà Rapidash e Infernape, mentre gli altri, beh, li starete a vedere. Come al solito, la mia tattica è Drapion con le due Fielopunte. Anche se Rapidash mi potrà indebolire Drapion, non mi interessa perché l'importante è che utilizzi le Fielopunte. Adesso Rapidash, se il nemico salta fuori, io intanto posiziono le Fielopunte e utilizzerà sicuramente la mossa rimbalzo sul mio Drapion. Vediamo un po', eccola qua, vediamo quanto ci toglie. Da 90 a 56 ci sono 34, beh, un discreto danno. Utilizzo io però Terremoto, che chiaramente sarà super efficace su nemico Rapidash a livello 58. Vediamo. Oh, qui, ah, che è successo? Ah, sì, mi si era bloccato l'emulatore. Insomma, Rapidash, ecco qua, era riuscito a sopravvivere con uno e ha utilizzato la mossa Giorno di Sole dopo il mio terremoto. Adesso ha usato una ricarica totale Vulcano e io posso proseguire con un'altra mossa Terremoto. Vediamo stavolta quanto gli posso togliere. Io spero tutta. Vediamo, no, resiste un po'. Io intanto mi recupero di netto, diciamo, perché la conchinella e il mio attacco terremoto ha fatto, insomma, un discreto, anzi un ottimo danno, quindi si recupera di più. Adesso Drapion utilizza la mossa Nero Pulsar, che, come già detto spesso, è la mia preferita, e infatti Rapidash viene mandato KO. Adesso la luce solare chiaramente è fortissima, quindi aumenta le mosse di tipo fuoco. Eccolo qua, Infernape, quello che mi spaventava di più e che mi ha dato più problemi. Pokémon di tipo lotta fuoco, uguale, identico al nostro, solo che il nostro è un po' leggermente più forte. A livello 61 viene anche lui avvelenato. Utilizza un tuono pugno, dato che la sua velocità copre decisamente quella di Felipper e il mio, e guardate qua, è super efficace, ci ha tolto un sacco. Adesso utilizziamo la mossa Surf, io spero di abbatterlo con un colpo, perché un altro tuono pugno e Felipper viene mandato KO. Oh, che bello, mi dà soddisfazione questa, che non gli ha tolto assolutamente niente. La Bacca Cetro gli ristabilisce la salute, ancora la luce solare potenzia le mosse di tipo fuoco. Il veleno però ha effetto. Adesso, vabbè, ormai Felipper viene mandato KO con un altro tuono pugno, che era evidente. Adesso non ci rimane altro che mandare, penso, Drapion, mi sembra di aver mandato. Esatto, perché conosce la mossa Terremoto, quindi super efficace contro Infernape. Lui invece utilizza Terremoto e infatti mi toglie un sacco, dato che i Pokémon di tipo veleno soffrono molto gli attacchi terra. Adesso utilizzo ancora una mossa Terremoto. Vediamo, spero di abbatterlo. Esatto, ce l'abbiamo fatta, dato che è super efficace anche per lui. Quindi adesso manderà Lopunny, un Pokémon di tipo normale, che non so cosa ci possa dire un Pokémon di tipo normale in un Super 4 con i Pokémon di tipo fuoco, vabbè, ma lasciamoglielo credere. Ok, quando ha finito, bene. A livello 57, come al solito, passa anche Lopunny sul terreno. Utilizzo un pugno rapido.
Vediamo che inizia a scendere la barra, vai, 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 vai. Ok, ci vorrà due pugni rapidi. Utilizza fascino, quindi mi cala a picco l'attacco. Anche se Infernape viene fatto fuori, avrei comunque sia altri due Pokémon con mossi tipo lotta, ovvero Raichu con fuoco al colpo e Martell pugno di Sudowoodo. Ancora il pugno rapido. Adesso resiste proprio con uno, ancora una volta. La fortuna. Utilizza fuoco pugno. Ah, ecco dov'era il fuoco. E adesso però il veleno ha effetto sullo panni e lo manda KO. Adesso manderà Steelix. Quindi Felipper è fatto fuori, quindi dovrà utilizzare Infernape. Utilizziamo un pugno rapido, vediamo quanto gli toglie un Pokémon di tipo acciaio, anche se è roccia. Infatti niente. È molto meglio utilizzare la mossa fuoco, infatti preciso, ha utilizzato giorno di sole per potenziarlo. Però ho deciso che voglio utilizzare, ma sì, dai, facciamo una cavolata. Ombra artigli. Ho utilizzato ombra artigli perché ho sbagliato tasto su lanciafiamme, che volevo fare di fretta, invece non ce l'ho fatta, anche perché giocare con la velocità normale per me è una cosa straziante. Comunque continua a esserci la luce solare, quindi ancora la potenza nei mossi tipo fuoco. Utilizzo finalmente un lanciafiamme e dovrei mandarlo KO. Vediamo, vai, 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 mi ha dato capo anche Steelix. Quindi dovrebbe mancarne uno solo di Pokémon avversari. Adesso manderà Drifblim. Anche lui deve essere fatto fuori. Ma sicuramente sapete con cosa, ovvero Ombra Artigli, il suo ultimo Pokémon. Infatti vedete che non gli sto togliendo assolutamente niente. Continua Drifblim, nemico, cioè continua, ha utilizzato la mossa doppio team, tanto lo utilizzerà fino a quando, diciamo, non muore. Utilizzo la mossa lanciafiamme dato che ancora ci sono i giorni di sole. Vediamo, vediamo quanto tolgo, vediamo, 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 vediamo. Tutta la vita. E anche di rifline, Vulcano, è finito. Quindi la parte è terminata, votate, commentate, iscrivetevi ormai come al solito. Vi raccomando di seguirmi sul sito e di aggiungermi nella pagina di Facebook, basta che scrivete nella ricerca Ash88 Fans Club e eccola qua, quella sarà la mia pagina di Facebook. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima parte.